l'insieme delle operazioni di recisione, di raccorciamento e di cimatura di rami o di parti di rami o di radici di una pianta che hanno lo scopo di eliminare le parti invecchiate o malate, di regolarne la produzione o di conferirle una forma rispondente a fini di produzione o di decorazione. La potatura, che deriva dal verbo potare, dal latino putare, cioè potare, ripulire, si effettua in mesi diversi a seconda del tipo di pianta. Alla Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Lanciano parteciperà anche l'INPS, Direzione Provinciale di Chieti, a cui proprio il direttore dottor Alessandro Romano. Come mai questa iniziativa, che tra l'altro si ripete perché è il secondo anno consecutivo? Sì, la collaborazione con la Fiera di Lanciano l'abbiamo già iniziata a 2 anni. Siamo presenti a 2 grandi manifestazioni che ci sono nel nostro territorio, che sono appunto Abitare Oggi, che già si è tenuta, e poi la Fiera Nazionale dell'Agricoltura. Riteniamo che sia importante, questo ringrazio anche i colleghi della sede di Lanciano e di Vasto che partecipano a questa iniziativa, aprire l'ufficio anche a dei momenti diversi rispetto a quelli dell'apertura ordinaria. Quindi noi abbiamo questa possibilità, siamo lì presenti in un periodo prolungato, quindi durante tutta l'apertura della fiera, a sabato, domenica, quindi tutte le persone che tradizionalmente non riescono a andare negli uffici perché magari lavorano, perché hanno altre necessità, hanno questa particolarità che durante i giorni della fiera noi abbiamo 2 sportelli operativi, quindi si può fare quasi tutto quello che si può fare in sede, consulenze pensionistiche, ne abbiamo fatte tante nella fiera che si è conclusa di Abitare Oggi, tanti sono venuti a chiedere i contributi, la pensione quota 100, tutte le informazioni. La stessa cosa faremo alla Fiera dell'Agricoltura, dove avremo anche degli appuntamenti specifici per gli agricoltori con degli approfondimenti. Anche l'anno scorso abbiamo fatto la stessa cosa, ci saranno delle giornate in cui si potranno fare più domande specifiche per il settore dell'agricoltura. Possiamo anche definire un po' un INPS all'aria aperta, a disposizione di tutti, meglio di così, l'INPS in casa vostra, passeggiando, guardando, osservando di qua e di là degli stand che hanno attinenza con l'agricoltura, uno all'improvviso trova l'INPS, quindi è un'iniziativa assolutamente lodevole. Sì, sì, assolutamente, anzi la cosa simpatica dell'ultima fiera Abitare Oggi è stata proprio una domanda di un cittadino che, avvicinandosi allo stand, ci ha chiesto: ma è l'INPS proprio l'INPS? Cioè non un soggetto che si spaccia per l'INPS, perché è un po' una sorpresa per i cittadini trovarci anche in queste manifestazioni. Ovvio che con le nostre risorse non è possibile essere presenti sempre, quindi facciamo questi sforzi straordinari proprio perché comunque sono fiere che attirano tante persone da tante zone. Abbiamo anche poi la possibilità di prenotare appuntamenti sulle agenzie INPS competenti, quindi anche se una persona viene da Avezzano, Sulmona, può fare una domanda e noi mandiamo all'ufficio competente quella che è la domanda. Quindi è interessante, è una forma di interazione diversa col cittadino, certo. A proposito dei cittadini, cittadini, appuntamento dal 5 al 7 di aprile a Lanciano alla Fiera dell'Agricoltura. L'INPS è a vostra disposizione. Beh, una giornata stupenda, primaverile, con qualche giorno d'anticipo, all'aria aperta, meglio di così, le galline non possono stare e razzolare. Tutto è naturale, ma quello che una volta era la semplicità, la normalità, è diventato quasi un'eccezione. Ne voglio parlare con 2 persone che Rita e Verino, che riporta al passato. Come si faceva una volta? Cioè, le galline sono lasciate libere di mangiare, di razzolare, come si dice, e con prodotti assolutamente quelli di una volta, Rita. Sì, mangiano macinato, il gran turco, fave, tutto misto, tutto naturale. Come si faceva veramente una volta? Come una volta, si scelgono loro quelle che vogliono mangiare. Si sta bene, sicuramente loro stanno bene, ma stanno bene anche quelli che fruiscono delle uova. Sì, chi mangia l'uovo veramente mangia qualcosa più naturale. Verino, è una vostra scelta questa, perché naturalmente la preferiamo molto di più ad altre forme che insomma la gente non vorrebbe neanche sapere come crescono e tutto il resto le galline. Invece voi avete fatto questa scelta anche e soprattutto per garantire un prodotto assolutamente genuino. Sì, no, io e mia moglie abbiamo proseguito quelle che facevano i miei genitori. Io sono nato in campagna, vivo ancora in campagna, insomma, e ci dedichiamo a queste piccole cose di una volta. Queste uova hanno un altro sapore. Vuol dire che per noi sì, cioè
sono diverse da quelle che si compra. Sono diverse e soprattutto possono essere destinate a qualsiasi età anche, sì. No? Come no, anche i bambini appena proprio piccoli quando cominciano a mangiare, perché è naturale. Che ha sapore e che è sicuro. È così. Perché una volta tutto questo era scontato e adesso invece inevitabilmente si pensa al prodotto veloce, quello da, diciamo così, da supermercato, compra e mangia e consuma, e invece bisognerebbe cercare molto di più da vicino tutto questo. Sì, perché una volta tenevano regalline giusto per la famiglia, poi è subentrato il commercio e la richiesta era molta, hanno messo questi capannoni, queste galline dentro, queste gabbie per produrre tutte queste uova, diciamo. Quanto tempo possono stare non necessariamente al frigorifero queste uova? Cioè possono stare in un ambiente che però dovrebbe essere quantomeno fresco. Noi veramente abbiamo la cantina qua, è proprio come il frigorifero. Io il frigorifero non ce lo metto mai veramente, magari l'estate. Quindi possono stare anche fuori, però purché siano in un ambiente non molto caldo. È normale, 4-5 giorni, cioè a voglia. D'inverno, d'estate magari... L'uovo conserva le sue caratteristiche, le sue proprietà. E come no, sì sì. Come si fa a vedere, questa è la domanda più scontata, sì, quando effettivamente è fresco l'uovo? Qualcuno dice da quella bollicina interna, se è molto larga vuol dire che è un po' attempato. Sì, 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 da quello, sì. Se la bollicina si allarga un po'... Quindi più è piccola la bollicina e più sì, è fresco l'uovo? Sì, 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 non do, cioè quando appena si vede allora è proprio fresco. Voglio concludere con una battuta, non ve la faccio neanche questa domanda. È nato prima l'uovo oppure la gallina? Boh! Ancora birra artigianale, ma qui c'è una bottiglia particolare con due cifre, 10 e 50. Ci sono due ricorrenze da festeggiare per il birrificio Maiella nel corso di pochi mesi fa, anno 2018, anno fondamentale. Massimiliano Di Prinzio 10 anni fa scoprì che il mondo della birra è qualcosa di fantastico. Allora Massimiliano, come ti è venuto in mente di questo birrificio che hai voluto intestare, visto che siamo al territorio pretorese, Maiella, giustamente alle spalle c'è una splendida cornice. Quest'anno abbiamo festeggiato i 10 anni di attività. 10 anni fa nasce a Casoli e 4 anni fa ci siamo spostati qui nel comune di Pretoro. Quindi porto i due numeri, 10 anni di birrificio e i miei primi 50 anni. È un grande traguardo raggiunto fortunatamente dopo 10 anni e all'inizio era, diciamo, un gioco. È partito tutto così per una sfida mia personale e man mano con gli anni fortunatamente abbiamo avuto delle belle recensioni, belle soddisfazioni, anche qualche problema come solito nelle aziende, però ecco, siamo rimasti sempre con la stessa nostra mentalità e noi ci siamo sempre differenziati per una particolarità, è quella che utilizzavo sempre prodotti e territorio. La scelta nostra è quella di non aver fatto nomi particolari, infatti tutte le nostre birre hanno nomi italiani, non abbiamo fatto etichette particolari, siamo sempre rimasti in quella fase artigianale, ecco perché noi siamo un birrificio artigianale e ci piace questa distinzione. E man mano abbiamo creato anche questo punto vendita, il Beer Garden, e ogni anno facciamo piccoli investimenti per cercare di attirare le persone. Qualche anno fa abbiamo deciso di un po' ridimensionare questo sistema di vendita e cercare di portare le persone a bere la birra al luogo. Abbiamo avuto ottimi risultati, quindi le persone si sono avvicinate molto di più a questo mondo, vengono a visitare il birrificio puntualmente ogni fine settimana, abbiamo dei gruppi che vengono anche da fuori e è una grande soddisfazione per noi. Ecco, la nostra territorialità è stata premiata appunto nel corso degli anni e stiamo avendo ottimi risultati anche per il futuro. Massimiliano, hai riservato sempre molta cura, molta attenzione alla scelta dei prodotti base. Con orgoglio dico che i miei fornitori di prodotti, materie prime, quelli del territorio, sono gli stessi di 17 anni fa. Noi siamo appunto conosciuti per l'utilizzo del grano Cappelli, il grano Solina, siamo stati il primo birrificio a utilizzare il grano Solina
la nostra regione, che è il nostro grano autoctono. A proposito di grano Solina, dov'è che ti rifornisci? Perché vogliamo citare un personaggio. Sì, questo è Tonino, che viene da Entro d'Acqua, ottimo personaggio perché bravissimo, cura molto meticolosamente tutte le fasi di lavorazione, stoccaggio, quindi sono anni che collaboro con lui e non ho avuto neanche il pensiero di sostituire, perché è una persona squisitissima. Anche il farro viene dalla sua stessa produzione. Poi facciamo una birra con i fiori secchi, che la prima prodotta a casa, questa è la prima birra prodotta a casa, e ho utilizzato la camomilla che non aveva messo a essiccare, e davanti avevamo dei fiori di lavanda. Quindi io feci questa blanche utilizzando una speziatura nostra abruzzese, partiva con i fiori, e devo dire che è una birra molto gettonata, nonostante la sua età, che per un birrificio artigianale avere una birra che dopo tanti anni è ancora sul mercato è una bella sfida. Abbiamo le mele casolane, abbiamo fatto una birra con sempre il grano Cappelli e con l'aggiunta delle queste piccole mele nostre autoctone. Questo è stato un piccolo svantaggio, perché a volte quando viaggiamo, che andiamo all'estero, in Alta Italia o altre zone fuori Abruzzo, non conoscono, molti non ricevono, indicavo che abbiamo utilizzato la mela, però tutti cercavano la melinda, la mela classica, invece nessuno aveva questo profumo come memoria, nostre particolari. Quindi poi ho iniziato a spiegare la differenza dei nostri prodotti tipici, e le persone sono rimaste molto entusiasmate, perché poi riuscivano a percepire profumi diversi. Utilizziamo gli stessi prodotti, stessa passione, stessa cura, non abbiamo modificato nulla, e a volte ci teniamo un po', è un po' pesante per noi, perché questi prodotti giustamente hanno dei costi un po' diversi da quelli standard, quindi produrre una birra base senza speziature eccetera particolari, ha agevolazione a livello economico, mentre sulle nostre noi le abbiamo caratterizzate con questi prodotti, siamo rimasti sempre con le stesse percentuali, utilizziamo questi prodotti. E è vero, a volte ci dobbiamo scontrare un po' su costi, però cerchiamo di ottimizzare il tutto, e la cosa che più ci fa piacere è quando le persone apprezzano queste birre, vengono apprezzate, in modo perché sono molto particolari. L'ultima battuta riguarda proprio un progetto futuro. Hai in mente qualche altra cosa, oppure va bene così, continuerò così anche per altri almeno 10 anni? Ma questo è difficile dirlo, perché siamo presenti che quando abbiamo iniziato si contavano meno di 300 birrifici. Attualmente nel 2018 troviamo oltre 800 impianti produttivi, 500 birfirm. Questo è un mondo che nasce una passione, qui si fa solo per passione. A livello economico, io vedo, non ho mai visto un birraio, o non si fanno vedere, che si è arricchito. È una passione. È una passione che si ha dentro. Purtroppo molte persone si sono avvicinate a questo mondo con il pensiero di un business molto ampio, eccetera, però si è dovuto ricredere. Infatti vediamo, molti parlano dell'aumento di birrifici, di strutture, però ce ne sono anche tanti che hanno chiuso. Quindi anche questo bisogna dirlo. Un lavoro pesante, molti magari pensano soltanto, vedono spillare la birra al bicchiere, ah che bello, però non vedono il lavoro che c'è dietro. Massimiliano, seguiamo le varie operazioni dal vivo. Che cosa succede? Si parte da? Mettiamo sulla ricetta, ordiniamo i materiali, prendiamo tutto, arriva tutto nella parte posteriore del magazzino, del birrificio, dove magazzino materie prime. La mattina dosiamo i vari prodotti, e quindi iniziamo con la prima fase, che è la macinatura, molto particolare, perché dobbiamo stare attenti a schiacciare il chicco ma non a frantumarlo in modo polveroso, altrimenti avremo problemi dopo sulla fase di filtrazione. Nel frattempo, il giorno precedente abbiamo attivato una caldaia a vapore, dove li utilizzeremo per fare gli step di cottura. Quindi riscaldiamo il tino, abbiamo due tini alle spalle del birrificio, il tino dell'acqua calda e il tino dell'acqua fredda. L'acqua fredda che poi utilizzeremo per il raffreddamento del mosto, portiamo a 2 gradi, mentre l'acqua calda iniziamo col primo step intorno ai 35 gradi, a seconda della birra che andiamo a produrre, se contiene frumento non maltato o birra base, chiamiamola così.
Quindi mettiamo questa, quel tino d'acqua calda, trasferiremo parte di quest'acqua nel tino di ammostamento, chiamato così, dove c'è un tino, un piano filtrante, e sono delle pale che vanno a mescolare questa, diciamo, questa massa. Quelle pale che stiamo vedendo in questo momento. Sì. Quindi noi metteremo all'interno, metteremo quest'acqua, e quindi calcoliamo in base al quantitativo di malto che noi andiamo a inserire. Ci sono dei calcoli da fare per avere un'ottima resa. Inseriamo il malto macinato e iniziamo il primo step di cottura. Quindi man mano che ogni step che noi andiamo a creare, andiamo a riprodurre, succede, dobbiamo fare delle pause, quindi andiamo a estrarre delle sostanze che poi sono utili per la fase fermentativa finale della birra. Fase di ammostamento. Questa fase, vari step, e al massimo arriveremo sempre ai 78 gradi, che è la temperatura oltre la quale non si va mai. Se tutto procede verso giusto, inizieremo, facciamo una piccola sosta, andiamo a rimescolare dal fondo, ripeschiamo il mosto, rimettiamo su, e questo letto di Trebbia, chiamato così, il malto macinato, forma come un filtro naturale, e quando sulla specola vediamo che il mosto è abbastanza limpido, iniziamo la fase di trasferimento. Man mano che trasferiamo questo mosto nel tino di bollitura, andiamo a controllare il grado zuccherino che contiene. Più faremo concentrato questo mosto e più il grado alcolico sarà alto della birra finale. Quindi ecco il bello di questo lavoro, che noi non aggiungiamo mai prodotti o succedani all'interno del processo, è tutto naturale. Generalmente appena inizia la bollitura immettiamo la prima parte di luppolo, che è quello che ci darà l'amaro finale alla birra, e tutto quello che noi andiamo a inserire verso la fine è quello che ci darà il profumo. Quindi il luppolo che noi andiamo a mettere alla fine, dobbiamo scegliere un luppolo aromatico, mentre il primo sarà quello più da amaro e il secondo, quello finale, sarà aromatico, e dove è previsto mettiamo anche le spezie. Fatto questo, quando noi siamo pronti, iniziamo il trasferimento. Da lì inseriamo il lievito, quindi abbiamo circa 20 gradi a seconda tipologia del lievito, ci sono temperature diverse, quindi inseriamo il lievito nel fermentatore e da lì parte la fase fermentativa, la prima fermentazione. Questa fase fermentativa, che è lo zucchero, viene trasformato in alcol tramite il lievito. La prima fermentazione dura mediamente dai 15 ai 20 giorni, da lì poi il giorno che dobbiamo imbottigliare ritrasferiamo nel miscelatore e aggiungiamo zucchero nuovo e lievito nuovo e imbottigliamo e infustiamo. Una volta chiusa la bottiglia, porteremo in una camera di rifermentazione, inneschiamo la seconda fermentazione. Quindi il gas che prima veniva espulso nella prima fermentazione all'esterno del fermentatore qui resta imprigionato nella bottiglia, e dopodiché etichettiamo e altri 15 giorni è pronta per la vendita. Chiudiamo così: la Maiella da bellissima diventa buonissima. L'Aurus Nobilis equivale al comunissimo alloro, che ha tanta storia e anche collegabile al mondo della cultura. E poi siamo all'università, quindi prof. Pianta è l'Aurus Nobilis, un'altra pianta caratteristica di tutto l'areale del Mediterraneo, quindi dei boschi cosiddetti termofili, dei boschi caldi. Qui la vediamo in un duplice habitus, c'è una pianta che ci ricorda che il portamento è quello di un albero, che non raggiunge mai dimensioni particolarmente rilevanti e che invece si presta bene anche all'arte topiaria, quindi alla potatura, per dare delle forme più o meno geometriche, quindi l'utilizzo per esempio nelle siepi. Pianta interessantissima dal punto di vista medicinale, soprattutto per le proprietà legate all'olio essenziale e quindi l'effetto sul canale di stimolazione sul canale digerente. E invece un po' meno conosciute sono le proprietà legate all'utilizzo delle bacche, dei frutti, da cui tradizionalmente si ricava una materia grassa che gli antichi chiamavano il burro di alloro, che veniva utilizzato per applicazioni topiche come revulsivo, quindi in qualche modo per il trattamento di infiammazioni locali. E un altro utilizzo era una delle fonti di acidi grassi che poteva essere utilizzata per fare il processo di saponificazione. In particolare quello che è il sapone di Aleppo è un sapone che viene fatto utilizzando come base grassa anche l'olio che si ricava dall'alloro.
Alessandro Palumbo, il presidente di questa cooperativa menzionata da Marco Sborgia, che ci ha aperto veramente un orizzonte incredibile, perché sapevamo ben poco di questo mondo affascinante della canapa. Alessandro, adesso però noi vogliamo vedere qualche cosa di più specifico. Tante altre virtù corredate proprio da, diciamo, dai prodotti certo. pratici. Abbiamo visto un mattone, tra virgolette, di canapa, si parlava anche di edilizia, ci ha parlato di tanti vantaggi, di tante cose, tante prospettive e novità che naturalmente la maggior parte, diciamo, degli utenti non conosce e non conosceva. Scopriamo altro. Marco ci ha dato una bella infarinata su diversi, insomma, indicazioni, su diverse indicazioni della canapa, diciamo. E qui nello specifico abbiamo vari prodotti di cui ci occupiamo proprio noi come cooperativa agricola. Come accennato, stiamo in collaborazione in ATS con l'Università di Teramo per diversi progetti. Innanzitutto per la valorizzazione delle componenti bioattive di questi fiori di canapa. Possiamo vedere questi fiori che hanno delle rinomate proprietà, diciamo, miorilassanti del nostro territorio. Questa linea l'abbiamo chiamata Gran Sasso Kush, praticamente come le montagne del Gran Sasso. In pratica con l'Università di Teramo cosa stiamo facendo? Stiamo cercando appunto di valorizzare queste componenti bioattive, terpeni, il CBD, che è la componente miorilassante della canapa, perché come accennato prima, questa, diciamo, è una sorta di selezione per evitare il problema della sostanza psicoattiva, quindi il THC, che è questa sostanza psicoattiva, è talmente basso da non destare, diciamo, problemi o conseguenze. Ci si possono fare diversi usi, anche se attualmente sono più indicati a livello decorativo e ornamentali, perché la normativa ancora non si è espressa per il limite, quindi il Ministero della Salute, possiamo dire, ancora non si è espresso per il limite di questo contenuto di THC presente dentro gli alimenti, e di conseguenza non potrebbero essere utilizzate per uso alimentare, anche per tisane, per decotti. Quindi sotto questo punto di vista, visto che stiamo lavorando con l'università, sarebbe molto meglio un adeguamento normativo sotto il punto di vista alimentare, per dare molta più sicurezza anche al consumatore. Tutto ciò che viene, diciamo, ingerito deve avere un controllo molto maggiore rispetto a prodotti decorativi o ornamentali, e quindi si può essere sicuri al 100% che il prodotto sia esente da muffe, da pesticidi o da contaminanti vari. Qui sono altre linee, insomma, di fiori che provengono sempre dalle stesse... Fiori di canapa, c'è scritto. Esatto, dai fiori di canapa, però sono delle selezioni fatte su diversi fenotipi, non sono tutti quanti uguali, quindi ognuno ha delle caratteristiche diverse. Quindi noi abbiamo isolato un po' queste caratteristiche e le abbiamo valorizzate con delle linee, appunto, di fiori. E questa roba qui che cos'è? Questo, diciamo, la confezione è un pochino più grande, è sempre la varietà, una varietà che abbiamo chiamato Lemon Karma, proveniente da una varietà certificata europea carmagnola selezionata, molto particolare soprattutto a livello terpenico per la presenza di limonene. Per questo, insomma, visto che a livello olfattivo ridà un po' ai limoni, l'abbiamo chiamato ovviamente Lemon Karma. Qui abbiamo invece delizie di pasta, addirittura fusilli, penne, mezze maniche, sì. C'è l'olio, vai. Sì. Come accennava Marco, noi come cooperativa siamo partiti dal valorizzare la pianta a livello del seme. Qui utilizziamo il seme di canapa praticamente e non il fiore, quindi il seme di canapa è esente da tutti i metaboliti, quindi questo CBD, questo THC non sono effetti benefici, quindi? Effetti molto benefici, non per l'esclusione di questi principi, perché anche questi qui hanno effetti benefici, ma diciamo in relazione ad altre paste, diciamo, normali o convenzionali di grano duro, non dà irritazione per l'intestino tanto quanto le paste, diciamo, di grani moderni. In più la percentuale di canapa che apportiamo all'interno dell'impasto conferisce molte più proteine e molte più fibre, quindi già di per sé, come accennavamo prima, i grani antichi autoctoni hanno delle proprietà molto benefiche, ma con l'apporto di canapa questa cosa viene incrementata ancora di più e rende tutto l'impasto molto più proteico e digeribile, quindi indicato per l'elevato contenuto di proteine e aminoacidi, soprattutto agli sportivi anche. Questa pasta la potremmo inserire in quale tipo di ricetta?
È una pasta molto versatile, siccome però stiamo utilizzando grani antichi e c'è la farina di canapa che ha un sapore abbastanza nocciolato, quindi il sapore della pasta è intenso, noi consigliamo sempre di farla in bianco, quindi valorizzarla anche con dei sughi di carne o di pesce o di verdure, ma con un filo di olio d'oliva, insomma in bianco senza aggiunta di pomodoro. Hai detto tante cose molto utili, chiudiamo con i liquidi, perché abbiamo olio e cos'altro? Esatto, l'olio lo estraiamo sempre dal seme, come succede diciamo per l'olio di, per il semi di girasoli, i semi di canapa vengono spremuti a freddo, quindi diciamo sotto noi utilizziamo un macchinario che spreme questo olio a 20 gradi, quindi proprio molto a freddo. Elevati grassi omega 3 omega 6, vitamina E, quindi un antiossidante. Da quest'altra parte possiamo vedere invece delle birre di canapa che produciamo in collaborazione a due birrifici artigianali locali, il birrificio Maiella del Chietino e il birrificio Grignè del Teramano. Due ricette diverse dove utilizziamo sempre i fiori di canapa all'interno, perché non dimentichiamoci che la canapa è della stessa famiglia del luppolo, quindi come il luppolo ha delle proprietà molto simili, diciamo la differenza sostanziale sta nella parte aromatica, che la canapa ha molti più terpeni, quindi molto più profumi, e collaborando con questi due birrifici escono due birre diciamo dal sapore stupefacente proprio. L'ultima domanda che ti faccio: è difficile questo mercato per la canapa, cioè che possa attecchire con tranquillità, perché magari ci può stare una certa diffidenza sentendo soltanto il nome canapa, quindi fate un po' di fatica e sarebbe il caso invece di divulgarne le proprietà positive che sono tantissime? Certo, in linea di massima sì, questo è proprio un problema dei giorni, insomma di questi ultimi giorni. All'onor di cronaca stanno saltando molti punti vendita che vengono chiusi diciamo dalle forze dell'ordine preventivamente. Perché preventivamente? Perché ovviamente, come hai ben accennato, già parlare di canapa desta un po' di sospetto, nel senso, visto che è stata fuori dai mercati per diverse decine di anni qui in Italia. Ovviamente c'è bisogno di supporto anche dalle forze dell'ordine, molte volte c'è, perché ovviamente loro vanno a fare questi controlli, vanno a vedere di cosa si tratta, e se è tutto in regola ovviamente non c'è alcun problema. Professor Menghini, è stata chiamata in causa anche l'Università d'Annunzio. Qual è il tipo di rapporto nel rispetto di questo materiale che è estremamente interessante, che incuriosisce, che potrebbe dare veramente ulteriori risorse anche alla nostra regione, perché no? Ha già dato, in realtà ha già dato la risposta, perché è un argomento che incuriosisce, è paradossale, sono secoli che si utilizza la canapa, eppure noi dal punto di vista della ricerca, sono all'interno di un macro gruppo che si è occupato anche di canapa, abbiamo trovato degli approcci, dei possibili utilizzi innovativi, che sono per esempio legati all'utilizzo di prodotti secondari, prodotti di scarto, e prodotti nuovi come può essere l'olio essenziale di canapa, che ancora risulta molto poco descritto. In particolare con diverse competenze, mi piace ricordare che abbiamo fatto un'interessante pubblicazione internazionale su cui ci sono oltre 16 autori che rappresentano diversi centri di ricerca, siamo andati a studiare un aspetto che è sicuramente innovativo della canapa, quello dell'utilizzo dei fiori in estrazione acquosa, quindi ipotizzare quello che può essere alcune delle applicazioni che potrebbero derivare dal consumare delle tisane fatte in casa a base di fiori di canapa. E nel caso particolare noi abbiamo visto delle evidenze per cui, per esempio, potrebbe essere un coadiuvante per il controllo delle infiammazioni, soprattutto a livello delle basse vie del canale digerente. È la splendida acacia dealbata, ma per tutti la semplice mimosa. Dal latino mimus, mimo, attore, per i particolari movimenti delle foglie quando vengono toccate. Ecco la mimosa dunque, pianta arbustiforme della famiglia delle mimosacee con foglie pennate e frutti a legume. Varietà di acacia coltivata a scopo ornamentale per le infiorescenze a capolini gialli e vellutati. Fiore simbolo nella Giornata Internazionale della Donna su proposta nel 1946 della parlamentare Mattei, la mimosa inebria l'aria di profumi e di giallo.
uno spettacolo monocolore. Da lontano questa chiazza di sole ti calamita. Sai che c'è qualcosa di bello, di emozionante da vedere. L'occhio gode, se guidi ti distrai, ma non puoi, pur rischiando, non guardarla, seducente com'è. Un omaggio che vorresti donare al cuore di tutte le donne. Indizio di una primavera che porterà presto altri odori, altre luci, altra voglia di rinascere, puntualmente nel segno della dolcezza.